Gran Premio delle Nazioni. Sul rinnovato anello di Monza, ultima prova per il campionato mondiale. Nei sidecars sono allineati 16 equipaggi in rappresentanza di 4 paesi: Italia, Francia, Germania, Svizzera. Il fulmineo avvio ha portato in testa al carosello le BMW di Knoll numero 6, Schneider numero 16 e Faust numero 2, quest'ultimo grande favorito per la conquista del titolo. Alle loro spalle, in gruppo serratissimo, altri 9 corridori. Dietro di loro il numero 4, Albino Milani, che ha perso terreno in partenza e ora è lanciato disperatamente alla caccia di capi in testa. Le super carenate germaniche marciano oltre 150 di media, cercando di rendere incolmabile il loro vantaggio iniziale. Ma lo spericolato Milani insegue furiosamente, superando via via tutti quelli che lo precedono. Solo un grande campione può compiere prodigi di tal genere, rischiando il tutto per il tutto, sostenuto dalle doti di tenuta, di spunto e di ripresa della sua BMW. La folla segue trepidante questo stupendo treno che si risolve a favore di Milani. Dopo soli 5 giri egli si porta di prepotenza al comando della corsa, anche se non ha invano tentato di resistere. La prodezza del campione italiano però verrà annullata da un banale incidente di macchina che lo priverà di una vittoria ormai acquisita. Più avanti anche Faust sarà costretto al ritiro. E non dovrà impegnarsi a fondo per tenere a bada l'irruente finale del compagno di marca Schneider, che lo insidia sino al traguardo. I due piloti tedeschi piombano sul rettilineo d'arrivo, separati da soli 2 decimi di secondo. 2 decimi che valgono a Knoll un ampissimo successo, ma che non servono a dargli il titolo mondiale, appannaggio di Willy Faust. Come sempre però, la battaglia più attesa è quella delle